Buongiorno a tutte e a tutti. In questo breve video vi parlo di un metodo, un approccio che noi vi proponiamo di adottare per lavorare con i bambini in classe nell'ambito della riflessione sulla lingua. In questo approccio, metodo, noi proponiamo di portare i bambini a riflettere sulla lingua a partire dai dati, cioè a partire proprio dalla lingua, dalle frasi che magari il maestro o la maestra possono preparare o dai testi d'autore. In questo modo i bambini devono ragionare e porsi delle domande. L'insegnante guida gli allievi ad analizzare i dati, le frasi, attraverso delle domande che portano proprio il bambino a riflettere sulla lingua. Bisogna indurre gli allievi a notare questi elementi linguistici, cioè l'allievo in poche parole impara a riconoscere la funzione delle parole nella frase, a che cosa serve quindi un aggettivo, come è collegato al nome, l'articolo in che modo si lega al sostantivo, e l'allievo impara a riconoscere anche la struttura della frase, la frase nella quale sappiamo il verbo è centrale. Impara a esplicitare anche a spiegare le proprietà delle parole, le funzioni delle parole, a ipotizzare delle regole. Noi, in poche parole, diciamo la maggior parte di noi hanno imparato la grammatica in questo modo, riassumo in pochissime parole. Si propone un tema, oggi parliamo dell'articolo, se ne dà una definizione, gli articoli sono le particelle che, eccetera, eccetera. Si esplicitano le regole d'uso, si elencano gli elementi e si passa agli esercizi. Non è che sia un approccio del tutto sbagliato. Noi scegliamo un'altra strada perché è una strada che, quella del metodo induttivo, è una strada che ti permette o permette al bambino di fare più esperienza di pensiero a partire dai testi. Con un approccio invece deduttivo, dove abbiamo la regola prima e poi l'esercizio, diciamo che tutto viene esaurito in una o due lezioni. Probabilmente rimane meno nella testa del bambino. Le categorie sono utili nell'approccio deduttivo per risolvere gli esercizi, e si tratta di premiare il bambino che ha una buona memoria o che sa riconoscere l'etichetta. Questo è importante. Ma nell'approccio invece induttivo, quello che noi proponiamo, ci si basa sul confronto tra elementi simili, confrontare delle frasi che sembrano simili, magari ci sono delle differenze. È un metodo che richiede delle domande su dei problemi grammaticali calibrati.